appunto, quando ho lasciato Pielungo, mi ricordo bene, ho dovuto andare via prima del previsto, che era troppo lusso stare a Pielungo, stare in pace, questo con gente buona, brava, mi ha dovuto scendere perché avevo problemi familiari, avevo mio fratello che aveva problemi, ho dovuto avvicinarmi a casa. Ma mi ricordo che quando ho salutato Pielungo ho detto che non vi dimenticherò. Ho cercato sempre di essere fedele a questa promessa. Per cui anche la grazia. Grazie. Signore, grazie. No, perché Pielungo fa parte della mia vita, no? Senza, mi prendo venuto a cazzo al Signore e anche la gente, no? Non siamo mica pezzi di pietra. Ecco, però il fatto di aver l'eremo, e quindi ringrazio qui, vedo qui di Barco, che mi hanno concesso perché ho problemi di abbasso là. E allora ci tengono conto l'eremo, abbiamo cercato di. Siamo felici di avervi ospiti oggi lì, perché attraverso l'eremo ho voluto sempre, ho pensato più lungo non ci sia più un prete. Se prendiamo l'eremo avremo a turno qualche prete che viene su qua. Intanto vado su io. Quindi la garanzia che ha più lungo. Ben ben, Elio. E viene su quando posso, ma il cuore è qua. Va bene. Allora, sono contento di vedervi tutti, di vedervi tanti. Ho visto quelli della Francia, mi ricordo bene l'accoglienza 38 anni fa a Franconville, Argentoi, no? Giornate molto belle, no? Così è una grande nostalgia di Pielungo, ma non nostalgia perché mi sento sempre a casa. Quindi, buona festa. Ho detto a Don Italico, se ha bisogno di qualche messa, mi piace servire la messa in giro nelle borgate, per dare la possibilità alle persone di santificare questi luoghi e questa vita. Allora il mercoledì io sono disponibile quando lui non può da qualche parte, però il 12 di agosto sono qua sicuramente. Ah, che bello! Andiamo per una donna nella galleria, a 38 anni, quando l'ho portata. Una fiesta dolce.